Il mondo è pieno di storie e leggende, tramandate da tempi antichi. Spesso l'origine misteriosa e confusa di questi racconti ci porta a dubitare di essi. Ma dietro ogni leggenda si nasconde una verità e il nostro compito è quello di trovare le risposte per smettere di dubitare e cominciare a credere. Sono Gianmarco con 2M e state guardando. Secondo il folklore dell'America Latina, la Llorona è un fantasma che si presenta nelle vesti di una donna, in pena per aver ucciso o perso il proprio figlio, e che è alla vana ricerca di esso. Le sue urla sono talmente terrorizzanti che spaventano chiunque la veda o la senta. La leggenda ha diverse varianti a seconda del paese, ma i fatti rimangono sempre gli stessi. Lo spirito di una donna che ha perso il figlio e che disperatamente lo cerca. Tra tutti i paesi, forse la Llorona è più famosa in Messico, dove si è radicata la leggenda. Secondo la tradizione messicana, la leggenda della Llorona ha origine proprio a Città del Messico. Ne esistono due versioni. La prima, che è quella più conosciuta e che probabilmente sappiamo tutti quanti, racconta di una donna indigena che aveva avuto un amore con un ricco uomo spagnolo. Dal risultato di questa relazione nacquero dei bambini, che lei amava e dei quali si prendeva cura. Quando la donna chiese all'uomo di ufficializzare la relazione, lui la allontanò, forse per paura di quello che avrebbero potuto pensare le persone. Dopo qualche tempo, i due si lasciarono e lui si sposò con una donna spagnola più ricca. Quando la donna se ne rese conto, ferita e disperata, uccise i suoi figli annegandoli nel fiume. Non riuscì a sopportare la colpa e quindi si tolse la vita. Da quel giorno le persone riescono a sentire le grida piene di dolore della donna nel fiume dove si è suicidata. Quando venne costituito lo Stato del Messico, si dichiarò il coprifuoco alle 11 di sera e nessuno poteva uscire di casa. A quanto dicevano le persone, si poteva udire un lamento vicino alla piazza della patria e se ci si affacciava dalla finestra per vedere chi chiamava i suoi figli con così tanta disperazione, si vedeva una donna magra, vestita tutta di bianco, che scompariva tra le strade. La seconda versione è meno conosciuta, sebbene sia la più vecchia di tutte. Si racconta che prima dell'arrivo degli spagnoli in Messico, la gente che abitava la zona del lago di Texcoco, oltre a temere il dio del vento della notte, poteva sentire, sempre durante la notte, i lamenti di una donna che vagava disperatamente, lamentando la morte dei suoi figli e la perdita della propria vita. La chiamavano con un nome che univa i termini piangere e donna. Si pensava che fosse la prima di tutte le madri che morì nel dare alla luce. In quel fiume galleggiavano nell'aria i teschi senza carne e separati dai corpi, inseguendo qualsiasi viaggiatore che fosse intrappolato dal buio della notte. Questa entità era una delle più temute nel mondo prima dell'arrivo degli spagnoli. Ma la leggenda della Llorona non si ferma solo in Messico. In Uruguay la leggenda è molto popolare e alcune delle sue versioni sono davvero terrificanti. Una di queste racconta le sue origini in un modo diverso. Molto tempo fa, nel Parco Rivera, c'era una coppia che viveva in una casetta. Un mercoledì, mentre la coppia era fuori, i ladri entrarono in casa. Il marito, appena tornato da lavoro, li sorprese in flagrante. I criminali, disperati, lo uccisero con un coltello. Cercarono di nascondere il corpo, ma udirono dei rumori. Era la moglie che tornava a casa vestita di bianco. I criminali si nascosero dietro la porta e osservarono la giovane terrorizzata che aveva scoperto il corpo di suo marito. Mentre piangeva inconsolabilmente, i ladri le si avvicinarono e la uccisero. Per nascondere le tracce, gettarono i due corpi nella laguna del parco. Da quel momento in poi, la gente del villaggio dice che un giorno al mese si sentono grida e gemiti strani provenienti dalla laguna, il luogo in cui sono stati gettati i corpi della coppia. Il giorno è lo stesso. Secondo altre versioni, la Llorona era una ragazza che ogni volta che dava alla luce un figlio lo uccideva senza pietà. Confessava ogni cosa al prete che viveva nel villaggio, aggiungendo che non aveva rimorso per quello che aveva fatto. Il prete si accorse che era incinta di nuovo e le consigliò di allattare il figlio prima di ucciderlo. Lei lo fece e dopo avergli dato il latte materno lo uccise. Ma allattarlo aveva svegliato in sé il suo istinto materno, facendole sentire un grande senso di colpa. Da quel momento la Llorona vaga piangendo di dolore, cercando suo figlio e spaventando tutti quelli che incontra sulla sua strada. Molto spesso è rappresentata come una giovane donna, con capelli scuri lunghi e la pelle bianca. Indossa un lungo vestito bianco. Di solito porta un bambino in braccio, grida e urla dicendo: i miei bambini! I miei bambini! Come abbiamo visto oggi, esistono tante versioni di una singola storia e ognuna di esse rappresenta per noi una fragile e sottile verità. Ma c'è qualcosa nel buio della notte che aspetta di essere svelato e sta a noi risolvere i misteri del soprannaturale e trovare la strada verso le risposte. La Llorona esiste veramente. Da qualche parte la sua storia è nata. Tu devi solo crederci.